Adesso è il primo spazio nella puntata di oggi che vogliamo dedicare al tema della giornata, ovviamente San Valentino, ma lo facciamo con un ospite d'eccezione, è tornato a trovarci in studio Filippo Nibbi. Filippo, sei a tuo agio, sei tornato qui a Spunti e Spuntini pronto per lasciare il segno. Anche questa volta. Io sono tornato per te. Vabbè. Ecco. Allora, noi parliamo di San Valentino con il tuo modo davvero divertente, perché cominciamo giocando con le parole poi andremo anche sulla storia di questa, diciamo, festa degli innamorati. Valentino, se divido la parola in verbo e nome e aggettivo, che diventa? Valentino. Valentino, Valentino, Lentino, Lentino. Ecco. E allora, come risponde Oscar Wilde? Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. Quindi già essere lenti è già un modo di essere innamorati, dici? Bravo. Va bene, va bene. Quindi accettiamo questa riflessione. E poi riprendiamo anche due aforismi del grande poeta Alda Merini. Primo aforisma. Gli orologi non sono mai andati agli appuntamenti. Secondo aforisma, chi regala le ore agli altri vive in eterno. Quindi... Bellissimo così. È una riflessione anche di... Di grande poesia. Di generosità, amore come generosità. Bravo. E io mi preparo, quando arrivi te, studio forte. Studi più. Allora, ma invece la nostra regia ci propone il santo, che Valentino. È, diciamo, quello che ha dato il nome alla festa, ma in realtà perché i romani già festeggiavano questa festa e a chi era dedicata, come si chiamava in antichità questa festa? Allora, prendiamo l'origine della festa. Ti porto subito su un altro tema, vediamo se lo faccio siamo leggere preparati. Lo fai leggere a me, perché allora io ho il copione. Allora, innanzitutto, voglio chiedere a te come si chiamava in antichità questa festa. Lupercalia. Roma. Ecco, come mai? Cosa in onore di Luperco, che era protettore degli animali da pascolo, delle pecore, dei bovi, eccetera. Fauno Luperco. E quindi come ha fatto a diventare invece la festa degli innamorati? Questo lo diremo più avanti. Allora, quindi dice Lupercalia, cantazione delle donne di Roma che si sottoponevano nei giorni intorno alla metà di febbraio, in mezzo alle strade, ai colpi vibrati da gruppi di giovani uomini nudi. Quindi era una giornata, insomma, di libertà. Di libertà, continua a leggere. Armati di fascine di rami secchi, stretti da spaghi regrediti alla condizione ancestrale divina della sessualità libera. Ecco la cantazione, quella leggerà con enfasi, vuoi che la leggo io o leggi te? Prego, poeta. Fammi ombra se mi ami, fatti albero, spalanga su di me il cielo fresco dei tuoi rami. Questa è una cantazione, un canto nazione, ricavata da una sinopia vocale antichissima. Che cos'è? Ecco, spiegaci. La sinopia vocale è un modo di cantare, soprattutto delle donne pastore. C'è stata una pastora che era una grande poetessa. E questa ora era drizzata e resa efficace in termini italiani, correnti. Se vuoi la rileggo, ma è così. Fammi ombra se mi ami, fatti albero, spalanca su di me il cielo fresco dei tuoi rami. E questo che dal punto da una festività pagana siamo arrivati invece alla festività legata ad un santo della tradizione ma cristiana. Ma prima passiamo in campo semitico. Luca 1, mi sembra 32, dice: e la potenza del Signore ti ricoprirà con la sua ombra, così partirò, che praticamente è simile a questo, appunto, fatti ombra, eccetera. Questo componimento, diciamo così. Sì, componimento. Siamo è una sinopia arcaica. Sì, ecco, dell'esperto sei tu. Allora, aiutaci a scoprire un po' di più. Allora, questa festa che dava fastidio anche ai romani, perché era un po' violenta, soprattutto
agli imperatori. Ecco, non è proprio la festa degli innamorati quella che abbiamo letto, sì, qui. Sì, però era fatto per suscitare la fertilità sulle donne, in modo violento. Tant'è vero anche che certi imperatori romani, soprattutto i Tarquini, che erano più delicati, Tarquino il superbo, e poi altre due, e, insomma, la volevo rivedere, tant'è vero l'avevano un po' addolcita, diciamo così. Quando, ecco, Roma diventa cristiana, ci fu un papa, di cui ora mi sfugge il nome, ma insomma, che convertì la festa in cristiana. Prima cosa che fece? Spostare un po' la data, dal 15 al 14. E quindi il 14, perché San Valentino? Perché San Valentino fu un martire, quindi decapitato, che visse parecchio, che donò a una ragazza che altrimenti sarebbe perduta una dote perché si sposasse. Poi fece anche un'altra cosa, questo fa parte del canto interessante della geografia, unì in matrimonio una donna cristiana con un legionario romano, e questo fece un po' arrabbiare l'imperatore. Insomma, fatto sta che fu decapitato. E quindi siamo arrivati, insomma, alla festa legata, quindi, a questo santo. Ma insomma, c'è di più nella tua riflessione di oggi su San Valentino? So che hai preparato qualcosa, insomma. Certo, perché Valentino, attraverso la basilica che era lì, finisce in Inghilterra. Quindi era una basilica di benedettini, chiaro, finisce in Inghilterra, fino a raggiungere Shakespeare, come vedremo. Ecco, quindi, e Shakespeare... Ma prima di arrivare a Shakespeare, voglio fare una riflessione di Drusilla. Drusilla l'abbiamo vista al Festival di Sanremo, vediamo un po' a farla vedere. Drusilla Foer, abbiamo preparato qualcosa, eccoci. Ecco, vabbè, qui si vede non ti, bene. Ti ha colpito, ti ha fatto pensare, cioè, anche lei a San Valentino. Ha fatto una grande riflessione. Perché facciamo questo? Cioè, perché le nostre convinzioni non siano solo convenzioni. Ora, la festa di San Valentino rischia di essere una convenzione, cuoricini, eccetera, come Valentine, sì, in particolare questa, che viene completamente snaturata, perché perde la forza dell'amore. Per ritrovare la forza dell'amore, ricordiamo prima a un paesologo, così lui si chiama, Arminio, sono Arminio alto e fragile di alluminio, della quiete e dell'amore sono il francotiratore. Vabbè, questa è una riflessione. Tipo più siciliani, sono Arminio alto e fragile di alluminio, della quiete e dell'amore sono il franco tiratore. Dopo questo lungo percorso abbiamo fatto... Leggiamo un'altra cosa sempre dal mio. Io vorrei un'umanità follemente sentimentale. Perché siamo più belli quando cominciamo a sfiorarci, per esempio con la carezza. Allora, con il nostro Filippo Nibbi abbiamo fatto davvero un bel percorso, come sempre. Non è facile star dietro a tutti i pensieri di Filippo. Però arriviamo in Inghilterra. Apertissima. Abbiamo pochissimi secondi, Filippo, ormai abbiamo chiuso. Sarà domani San Valentino, devi leggerti, senti che forza. Sono qua, sono pronta, però è oggi. È oggi, ma sarà domani, perché Shakespeare dice così. Dai, leggi. Sei tu la mia lontanissima meta, accetto il breve tempo che ci è concesso adesso, l'amore si conta in millenni, a vita lunga come una cometa. Bellissima poesia, questa è una grandissima poesia. Leggiamo l'attrice Giovanna De Carli, ma sono tantissime le donne poete, capisci? Prima abbiamo letto una veramente grande, ora Giovanna De Carli, però
Ecco. Sei tu la mia lontanissima meta, accetto il breve tempo che ci è concesso adesso. L'amore si conta in millenni, a vita lunga, come una cometa. Questo è il nostro messaggio per San Valentino, grazie a Filippo Nibbi che ci ha dato tantissimi spunti. Non è facile, come dicevo prima, prenderli tutti al volo perché ce ne sono davvero tantissimi. Noi torniamo tra poco e torneremo anche a parlare di San Valentino, però dal punto di vista del cibo, anche con la nostra dottoressa Barbara Lapini. A tra poco. Grazie.